Al dei marsi, al giorno della maturità, i tifosi chiedono alla squadra di confermare la buona prestazione di Monte San Giusto e di centrare i primi tre punti casalinghi della stagione. Giampaolo riparte dalla squadra che ha vinto sette giorni fa. Branicchi guarda l'incontro dalla panchina. Cerone accanto a Dos Santos nel 4-4-2 che sembra aver dato la quadra ai reparti. Candido Bucci e il suo 4-3-3 orfano dell'ex più atteso, il difensore Erminio Rullo. Niank, Barbosa e Santoro nel tridente. Prime battute in chiave tattica, il primo brivido all'ottavo è di Marco Avezzanese. Deramo recupera la sfera sulla tre quarti avversaria, botta dalla distanza, Faiella non trattiene, pellecchia sulla respinta, salvataggio sulla linea a negare il vantaggio ai padroni di casa. Calcio di punizione al 19°, Cerone a battere, palla tesa sul secondo palo, Bianciardi di testa non trova lo specchio. Al 22° la prima reazione agnonese, Ferraro vede il corridoio dal limite, prova l'incrocio, Fanti può accompagnare sul fondo. Minuto 32, Pellecchi affonda sulla sinistra, cross in mezzo, frabotta ad anticipare Dos Santos. Tre minuti dopo, buona circolazione di palla, Cerone centralmente, incrocia il raso terra, palla deviata in corner e proprio sulla battuta del calcio d'angolo l'Avezzano si lamenta per un tocco di mano nella mischia. Il direttore di gara però dice che si può proseguire. A 6 dalla fine cambiano gli equilibri sul rettangolo di gioco. Bianciardi se ne va sullo spunto personale. Corbo entra così sul giocatore. Nessun dubbio per l'arbitro. Cartellino rosso e Agnonese in inferiorità numerica. Allo scoccare del tempo regolamentare, la giocata che strappa applausi al dei marsi si concretizza sull'asse Lombardo-Cerone. Il terzino pennella al centro e il giocatore romano rovescia, senza però centrare la porta. E a una manciata di secondi dall'intervallo c'è tempo per l'occasionissima biancoverde. L'Avezzano attacca coralmente e su mezzo pasticcio della retroguardia avversaria Dos Santos si ritrova la palla sui piedi, punta la porta, salta Faiella e va a botta sicura. Salvataggio miracoloso che spedisce le due squadre negli spogliatoi, col risultato ancora fermo sullo 0-0. È un'altra Avezzano quella che scende in campo, fuori Besana, dentro Branicchi, 3-4-1-2 con Cerone alle spalle del polacco e di Dos Santos. Due minuti e cambia anche il risultato, lancio centrale in profondità per il brasiliano che stavolta prende bene le misure e infila la rete dell'1-0. Bucci corre ai ripari dopo Page per Barbosa, richiama Nian che manda in campo Ciotoli. Al 13° Cerone gioca di fino, servizio al bacio per uno smagliante Dos Santos, pallonetto del brasiliano, palla alta sopra la traversa. È solo il richiamo alla rete del raddoppio e gli interpreti non cambiano. Cerone punta il fondo sull'out mancino, cross col contagiri per la testa del brasiliano che fa 2-0 e manda in estasi il suo pubblico. Al 19° Bucci richiama anche Santoro, al suo posto Margherita. L'Avezzano però è un'altra squadra rispetto a quella di inizio campionato. Potrebbe essere 3-0 al 22°, Branicchi disegna per Deramo che intuisce il taglio e invece di concludere vede l'assist per Dos Santos. Tiro di prima intenzione, palla sulle gambe di Cerone. Ancora l'attaccante numero 9, protagonista al 32°, pellecchia col mancino, scarica in aria. Dos Santos prova il tap-in ma la sfera schizza sopra lo specchio. Giampaolo concede il finale a Sisai a rilevare Bianciardi, fuori anche l'eroe del match. Il brasiliano prende gli applausi del dei marsi, dentro il classe 98 a Catullo. Defilé anche per Pellecchia, sostituito da Pollino. L'Avezzano passeggia nel finale, Agnonese rassegnata. Oltre il 90° sono 4 i minuti di recupero e al 46° arriva la rete granata ad accorciare il passivo. Calcio di punizione, Margherita va dritto in porta, infila l'angolo alla destra di Lombardi, non del tutto esente da responsabilità. Si giocherà ancora per 2 minuti, poi sarà vittoria. La prima di fronte alla Nord, la seconda stagionale. Salgono in cattedra tutti i senatori, allora il campionato ha una regina in più. Per l'Olimpia Agnonese è la quarta sconfitta consecutiva. Tempi duri per Bucci e la panchina si fa sempre più bollente. Mister, il risultato si è sbloccato nella ripresa con l'Agnonese in inferiorità numerica, però sul piano del gioco la partita è sempre stata vostra. Sì, abbiamo fatto una buona partita sapendo che l'Agnonese era una squadra dura da affrontare perché veniva da risultati negativi, per cui siamo stati bravi a gestire la partita, meno bravi a mettere la partita in cassaforte perché abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, però era importante il risultato, era importante dare continuità a questa squadra. Abbiamo fatto 3 partite, 7 punti, per cui la squadra effettivamente sta crescendo in tutti i sensi. Va bene così, dobbiamo continuare, dobbiamo essere più bravi a gestire la partita perché non mi è piaciuta. Sul 2-0 abbiamo sofferto poi su quel gol che hanno fatto alla fine, invece lì dobbiamo essere bravi a calmare, diciamo, a gestire meglio la partita e a fare gol. Per cui dobbiamo migliorare lì, però ci prendiamo il risultato che per noi era fondamentale.
Giornataccia, sì, ribadisco quello che ho detto prima al suo collega, che è stata molto influenzata dal, dall'espulsione di Corbo. Dopodiché la partita ha preso un binario dove abbiamo avuto poco da fare, anche se negli ultimi 20 minuti siamo stati bravi a reagire, almeno dal punto di vista della volontà. Abbiamo trovato il gol al 46esimo, dopo non abbiamo avuto più tempo per renderci pericolosi. Le due reti sono tutte e due di Dos Santos. Credo ho fatto il più facile, perché le reti sono dei miei compagni che mi hanno messo davanti alla porta, credo. C'è anche un po' di stizza, forse un po' di rabbia nell'esultanza nei confronti della tribuna, nei confronti di uno stadio, forse più largamente di un pubblico che l'ha criticata? No, la rabbia deve avere sempre, perché la ce l'ho dentro, da quando sono nato che ce l'ho la rabbia. Però credo a tante persone che hanno creduto in me, voglio dimostrare e dimostrerò sempre. Dove può arrivare questo Avezzano? Questo Avezzano penserà domenica dopo domenica e andiamo avanti.